Salve a tutti, sono Gianluca Landi e oggi vi voglio parlare e voglio soprattutto rispondere a diverse domande che in tanti di voi mi hanno fatto sulle Asian Odds. Le Asian Odds funzionano ancora? Allora, adesso cercherò di rispondere in questo video alle domande se gli Asian Odds funzionano ancora, come utilizzarli, quando utilizzarli e soprattutto cercare di capire perché prima anni fa funzionavano alla grande, in tanti mi dicevano io usavo solamente le Asian Odds e adesso non funzionano più come prima. C'è un motivo e lo vedremo. Allora, le Asian Odds a cosa servono? Le Asian Odds, come potete vedere dai video che ho fatto, sono i movimenti delle quote dei bookmaker asiatici che fanno durante dall'apertura del mercato sino alla chiusura del mercato stesso. Quindi subito dopo che la partita va in live c'è la cosiddetta chiusura asiatica. Non è vero, come ho sentito dire, come qualcuno mi ha detto o mi ha riportato, che le Asian Odds vanno monitorate tutti i giorni in continuamente. È vero che se uno va a monitorare la quota dall'apertura a quando inizia la partita, ha una visione, diciamo, completa dell'evento, di come è mutata la quota, del perché che è mutata. Però le Asian Odds, il bello delle Asian Odds sono che si devono andare a vedere soprattutto alla chiusura asiatica, cioè un paio di minuti dopo che la partita è iniziata. E adesso andremo a vedere poi una cosa molto molto interessante, però tenete a conto quello che vi ho detto. Questo perché? Perché i bookmaker asiatici prima, sino a 15 minuti prima che inizi il match, hanno le scommesse contingentate. Cosa vuol dire? Vuol dire che se una persona vuole andare a scommettere 30, 40, 50 mila euro due giorni prima, tre giorni prima, una settimana prima che inizi il match, non lo può fare. I bookmaker asiatici, ogni book ha un certo limite e non può andare a fare, mi sembra, più di 10-15 mila euro prima che inizi, e 15 minuti prima che inizi il match. Quindi se qualcuno vuole andare, tra virgolette, a taroccare una partita, ha delle informazioni particolari, quando lo va a fare? Lo va a fare i 15 minuti prima che inizi il match. Perché nei 15 minuti prima che inizi la partita, le puntate sono senza limiti. Quindi se uno ha delle informazioni particolari o i fondi di investimento o alcuni fondi o qualcuno che sa notizie deve andare, tra virgolette, a puntare pesante, lo va a fare i 15 minuti prima che inizi il match, perché non ci sono limiti. Ovviamente il limite dipende dal bookmaker, perché i bookmaker principali quali sono? Innanzitutto Pinnacle, Sbobette e 1-8-bet, poi c'è anche Crowbet e altri book, diciamo, asiatici che sono venuti fuori ultimamente. Questi book, ognuno ovviamente ha i suoi limiti, per esempio, e poi non è detto che vi prendano tutte le puntate. Faccio un esempio: se uno volesse andare a giocare su una partita di Serie B italiana 2 milioni, 2 di monete di euro sul segno 1, non è detto che ve l'accettino. Alcuni bookmaker hanno un servizio VIP in cui si chiamano, ok, ovviamente ci vuole racconti di un certo tipo, bisogna essere introdotti, si chiamano e vi danno la possibilità di concordare una quota e un prezzo. Nel corso degli anni mi hanno contattato diverse persone, mi ha fatto vedere alcuni, diciamo, puntate da 60, 80, 100 mila euro, li ho visti io con i miei occhi, perché hanno dei canali privilegiati, insomma, possono fare queste cose. Quindi chi vuole andare a taroccare una partita lo fa i 15 minuti prima, o se ha delle informazioni importanti. Quindi è lì che bisogna andare a vedere il movimento delle quote asiatiche, la goal line, ok, come si è mosso il mercato over e ovviamente under, quindi come si è mosso il mercato e qual è la linea sulla parità dove vanno a giocare, dove sono andati a puntare la maggior parte delle persone, e come si è mosso lo spread negli ultimi 15 minuti. È importante lì. Perché se andate a vedere due giorni prima e la quota ha avuto un movimento da una parte, non so, a favore della squadra che gioca di casa, se negli ultimi 15 minuti le condizioni sono girate e sono andate a puntare pesantemente dall'altra parte, quello che tra virgolette fa fede è l'ultimo movimento. Quindi dovete andare a vedere soprattutto negli ultimi 15 minuti.
per via delle puntate che sono libere. Ok? Quindi questa è la cosa fondamentale da tenere presente. Poi ovviamente le potete monitorare tutti i giorni, come volete. Però quello che fa fede sono gli ultimi minuti e soprattutto la chiusura asiatica. Poi, come ho già detto tante volte, non è che dovete fare trading, decidere sulla variazione asiatica. La variazione asiatica, ok, è l'ultima informazione che deve essere però corredata da un'analisi puntuale del match. Quindi prima vi fate un'analisi qualitativa del match con le statistiche, andate a vedere i test a testa, le statistiche, lo stato di forma, andate a vedere insomma tutta una serie di cose e poi dopo cercate la conferma del segnale dalla variazione dello spread asiatico, quindi dalla variazione dell'handicap asiatico, dalla variazione sui segni 1x2 o addirittura sulla goal line, quindi andare a vedere come si è mosso il mercato dell'over, se l'over sulla parità è il 2,5, il 3,5, il 4 oppure è sceso. Quelle sono informazioni importanti da vedere. Altro aspetto, e qui vengo al punto, perché non funzionano più bene rispetto a tanti anni fa le quote asiatiche? Perché? Perché se ci pensate bene, cosa vi ho detto, cosa vanno a vedere le persone e cosa hanno sempre visto? La chiusura asiatica. La chiusura asiatica non è l'ultima quota, è diciamo la quota che fanno di chiusura i bookmaker asiatici, ma anche se fossero poi le ultime quote andate a vedere, dovete capire questo concetto. I bookmaker adesso, Pinnacle, Bobet, 118bet, quelli che sono diciamo il must per le quote, lo sanno quali sono le configurazioni asiatiche che le persone guardano, lo sanno cosa va a vedere il cliente. Quindi questo che ho fatto delle mie analisi, ok, cosa succede? Succede che loro possono andarmi a influenzare o a decidere qual è la chiusura asiatica o le ultime variazioni, le ultime quote. Quindi possono andare a modificare la chiusura asiatica in modo da fare scattare uno spread oppure no. Cioè di fare in modo che lo spread sia rimanga uguale, si aumenti o diminuisca. A quel punto chi lavora sulle configurazioni, quelle classiche, ha un segnale che poi non è quello, perché la chiusura l'hanno fatta fare in un certo modo. Penso che, non so se avete capito questo, il discorso delle chiusure e delle ultime quote, sono lì che le persone hanno le loro configurazioni che prima funzionavano e adesso non funzionano molto bene. Vi faccio vedere adesso una cosa per spiegarvi meglio il concetto. Lo so che questo è un concetto un po' particolare, bisogna essere un po' dentro perché non tutti lo capiscono, però adesso cerco di farvi capire, di farvi vedere questo con un esempio. Allora andiamo su Score Trend. Vedete che io metto su qualsiasi partita il pannello quote. Questo è del book bet365. Ovviamente io ho parlato adesso di book asiatici, 188bet, Pinnacle e Sbobet. Li metteremo anche noi tra qualche mese, quindi avremo tutti i book e avremo un indicatore fatto da me su di asiatico, che sarà una cosa molto particolare e vi farà lui il lavoro. Però per il momento abbiamo le quote di Bet365, che è il bookmaker principale dove la maggior parte delle persone va a puntare, e Bet365 va molto dietro ai movimenti asiatici e quindi secondo me questo è meno sporco, è anche un po' meno sporco nei movimenti rispetto agli altri. Allora andiamo a vedere questa cosa che vi voglio far notare. Ho preso questa partita, poi ne prendo diverse a caso per analizzarle. Vedete qua che il mercato è 2,25, il mercato under over, quello intorno alla parità, e vedete che è partita a 2,05 e adesso la quota 2. Questa quota 2 basta pochissimo, ok, che vada in salita per farmi cambiare il mercato under over, quello pre-match, il kick-off. Cioè, perché basta che questa quota vada 2,01, 2,02 e mi scatta il mercato. Me lo possono far cambiare, questo mercato mi cambia, non è più il 2,25 sulla parità. E a questo punto ho un'altra informazione, ho un'altra configurazione. Stesso discorso andare a vedere i movimenti sull'1x2.
andiamo a prendere un'altra partita, vediamo se questa qui, andiamo a vedere, beh, quella della Juve ha poco significato, qui non c'è niente da vedere. Questa qui, ecco, per esempio, questa qua, vedete, 2,5 è scesa a 2,25. Uno può dirmi, ah, vedi Gianluca che lo spread si è abbassato. Ma da 1,82 bastano qualche tick ancora più basso e questo 2,25 torna a 2,50 sulla parità. Avete capito? Se io lo vedo adesso, dico, ah, c'è una variazione di spread. Ma non è neanche vero questa cosa, perché dovete vedere che c'è 1,82, bastano pochi tick, 2-3 tick e il book, ok, mi fa cambiare questo mercato da 2,25 quello per match, mi ritorna a quello a 2,50, perché l'over, se discende di qualche tick la quota, mi va a tornare al mercato start. Quindi se la quota finale me la lasciano qua, io penso che il mercato sia sceso come spread sul mercato under over di 0,25, ma è lì lì sul valore di scattare. Avete capito? Stesso discorso può essere fatto con gli spread sui segni, ok, o sui valori 1x2. Ovviamente su 1x2 non scatta lo spread, però è importante capire come scende la quota. Cioè, andiamo a prenderne un'altra, voglio vedere se, ecco, questa qui, ecco, più o meno siamo lì, vedete, 2,25, 2, basta poco, ok, perché la quota, vedete che questa è scesa, da 2,25 è andata a 2, quindi è in discesa, si presuppongono meno gol. Quindi basta che la quota questa riscenda all'over per risalire, cioè questo mercato dell'over, vedete che adesso è 2,1,95. Andiamo a vedere qualcosa, ecco questa qua niente, è rimasta uguale, questa non c'è variazione, questa due non c'è variazione, volevo farvi vedere se trovo qualcosa, beh questi sono campionati del cavolo, volevo farvi vedere se c'era qualcosa di interessante, andiamo a vedere il giorno prima, ecco vedete Verona qui 2,50, ok, è andato a 2,25, vedete con 1,9, è lì lì per far scattare, se va qualche tick in su riscatta il mercato. È questo che dovete tenere in considerazione molto, perché la chiusura asiatica dei Pina con 1,8 bet, quella che usano i book asiatici, quindi la quota di chiusura può essere modificata di qualche tick per farvi vedere uno spread oppure no. Quindi ricapitolando, le quote asiatiche, ok, gli spread asiatici funzionano, hanno sempre funzionato e sono un'informazione importantissima da utilizzare. Questo perché? Perché è importantissima da utilizzare? Perché chi deve andare a puntare una quota, diciamo volumi importanti, lo va a fare sui mercati asiatici, ok? Quindi è importante vedere come si muovono le quote, perché come ho detto nel video precedente, non abbiamo e non avremo mai i volumi dei book asiatici e degli altri book in generale. L'unico modo con cui possiamo capire i volumi e andare a vedere l'abbassamento o l'innalzamento della quota. Più una quota si abbassa vuol dire più volumi, più puntate sono giunte in quella direzione e il bookmaker cosa fa, tra virgolette, per difendersi? Abbassa la quota. Poi come ho detto ci sono dei casi invece che va al contrario, l'alza per far credere una cosa e per difendersi dal segno opposto, l'ho spiegato nel video precedente. Però diciamo in generale succede questo, quindi le quote asiatiche funzionano sempre, vanno viste, ma adesso dobbiamo porre molta più attenzione nell'analisi, perché dobbiamo capire che i book asiatici ormai conoscono le configurazioni standard delle persone e con poco possono fare cambiare una configurazione oppure no, e quindi mentre nel passato non stavano attenti alle configurazioni, non stavano attenti alla variazione diciamo degli spread, adesso con poco le possono o tenere ferme o variare al contrario, in modo che la persona, quindi lo scommettitore, come dico io, o voluto o lo sport trader,
prendo un'informazione per un'altra, prendo un abbaglio. Quindi bisogna andare a vedere bene le quote come si muovono, bisogna capirne il concetto in profondità e bisogna fare un'analisi per capire se lo spread è scattato, poteva scattare o è stato lì apposta, quindi andando a vedere anche più book contemporaneamente. E nei prossimi mesi metteremo qualche tool molto importante che può aiutarvi a vedere queste cose. Quindi mi auguro che abbiate capito un po' di più degli spread asiatici, di come funzionano, di che funzionano sempre, ma adesso bisogna metterci un'analisi nostra aggiuntiva. E come ho detto sempre, qui non si improvvisa niente, bisogna sempre conoscere in profondità il mercato, bisogna studiare, bisogna essere professionali al massimo, perché solamente lo studio e la professionalità vi porta ad ottenere profitti costanti nel lungo periodo e non frutto di un colpo fortunato o di un qualcosa, insomma, che vi viene fuori così per caso. Vi saluto ai prossimi video, ciao a tutti da Gianluca Landi.